Erano oltre 2000 bambini, ragazzi, studenti, insegnanti, dirigenti, genitori, cittadini, tutti insieme a cantare, danzare, raccontare atti di pace in Piazza Duomo a Trento il 2 maggio. Vogliamo raccogliere questa testimonianza, questa esperienza dalla voce di chi anche ha organizzato questo evento, una dei tanti, ed è l'insegnante Stella Bozzarelli, coordinatrice del progetto Trento Città della Pace. Benvenuta, signora Bozzarelli. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno, tutti. grazie, grazie per essere qui. Allora lo diciamo subito perché è Duopo. Il nostro l'artefice di questo incontro è Redi Magenzani, anche perché questo poi è l'appuntamento che abbiamo fisso settimanalmente con la realtà di Loppiano per parlare di unità e fraternità. E oggi parliamo di pace, dunque si va ad inserire bene anche in questo spazio. Questo bellissimo progetto si è svolto il 2 maggio, un incontro, eravate in tantissimi a Trento. Che cosa è accaduto quel giorno? Beh, adesso darò anche la parola ai bambini che ho qui. Sì, Pronto? lo so che non è sola, lo so Stella, e infatti ci sono anche i bimbi che racconteranno la loro esperienza, però magari ecco, presentiamolo questo evento. Sì, certo. Beh, diciamo che tutto è partito ancora nel 2001 da un gruppo di bambini che tornando a scuola volevano portare la pace nella città. E in diverse scuole della nostra città, come insegnanti abbiamo proposto un gioco, il dado dell'amore. È un dado particolare, che tiriamo alla mattina in tante scuole. Al posto dei numeri ci sono delle facce con due personaggi che noi chiamiamo i sindaci della pace, GBW, e queste frasi sono come amo per primo, amo tutti, perdono l'altro. Ecco, però poi passerò la parola a Leonardo che lo spiegherà meglio. E si tira il dado la mattina, si vive la frase che esce, poi ci si racconta atti di pace e poi si diffondono questi atti di pace con un giornalino, abbiamo avuto trasmissioni televisive ed è stata realizzata un'aiuola della pace grazie al sindaco Packer, che ha voluto appunto collaborare con i bambini e dare un grande spazio a questo sogno che ci sembra si stia realizzando. Oltre a questo abbiamo anche uno spazio nella casa del comune come insegnanti, ci incontriamo in un tavolo di lavoro, siamo una sessantina di varia cultura, situazione sociale, ambiente, ordine di scuola e portiamo avanti questi progetti di educazione alla pace insieme. Quindi educare la pace si può. Non Educare alla pace si può, indubbiamente. è una cosa che hanno i ragazzi, sicuramente ce l'hanno insita in loro, però voglio dire, comunque è fondamentale anche educarli. Lei è insegnante in quale classi? In quali classi? Insegno in una scuola primaria e quello che è il nostro impegno come insegnanti è essere come per primi attori di pace, quindi essere prima di tutto testimoni per le Sì. nostre ragazze. E di questo poi è necessario essere testimoni, non soltanto porre poi alla fine la pace, questo tema, come una lezione e Certo. basta, ma metterla in pratica. Quindi tutto questo lo fate durante i giorni normalmente a scuola. Poi c'è stato questo incontro, arrivato alla nona edizione, dicevamo. Alla nona edizione. Perfetto, i ragazzi sono sempre numerosi. Sì, eravamo oltre 2000 quest'anno, dai bambini della scuola dell'infanzia agli studenti degli istituti superiori. Quali minacce possono arrivare oggi, purtroppo per minacce che fanno sì, insomma, che alla pace si arrivi sempre, con un po' di tempo in più o comunque a volte spesso purtroppo non si arriva nemmeno? Ma bisogna cominciare dalle piccole cose, la nostra è la metodologia dei piccoli passi, per cui questi atti di pace che si raccontano e ci fanno diventare insieme adulti e bambini, attori di pace, trasmettono il positivo, quindi si semina questa esperienza nuova, proprio di relazioni nuove, di relazioni positive, di mettersi nei panni dell'altro. Ecco, per cui è un'onda che va. Un giornale locale titolava, abbiamo avuto vari articoli e vari servizi sui giornali, sulle TV locali, e un giornale titolava Un'onda di pace. Io credo che appunto sono queste piccole gocce che un po' alla volta formano quest'onda che va.
Allora, prima di passare il telefono, quindi il microfono, a qualche bambino che ci darà la sua testimonianza, Stella, qual è il riscontro poi che ha avuto dai bambini? Sicuramente positivo. Assolutamente, loro ci credono moltissimo e non si fermano a loro, portano a casa questa esperienza anche i genitori, tant'è che da 6 anni abbiamo anche iniziato un progetto di collaborazione con le famiglie sulle alleanze scuola-famiglia, perché anche i genitori desiderano essere testimoni e modelli educativi per i loro figli, per cui andiamo avanti. Diceva ci credono davvero, forse più degli adulti i bambini. Sì, ci credono indubbiamente. Allora, vogliamo ascoltare chi è che è pronto per parlarci? Noi abbiamo qua alcuni bambini. Cominciamo con Veronica. Va bene. Allora, benvenuta Veronica. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Siamo i bambini della classe terza B della scuola Crispi di Trento. Insieme a tanti altri bambini, ragazzi e studenti della nostra città, ci impegniamo per il progetto Tutto Pace, perché vogliamo che la nostra Trento sia la città della pace. Veronica, quanti palloncini avete lanciato in cielo il 2 maggio? Veronica? Pronto, Veronica? 100! Più di 100 palloncini? Sì. E di che colore erano? Dei colori dell'arcobaleno. E quindi i colori della pace, vero? Sì. Eh sì. Adesso passo il telefono a Ludovica. Va bene, grazie Veronica. Lo scorso 2 maggio siamo andati in piazza e eravamo 2000 bambini. Sì. Abbiamo ballato e cantato e ci siamo divertiti per trasformare in una città della pace. Ludovica. Ti passo Leonardo. Sì, grazie, grazie Ludovica. Allora sentiamo anche Leonardo, che sicuramente sono tutti in fila pronti. Ah, buongiorno. Ciao Leonardo, buongiorno a te. Questa iniziativa è nata dalla giornata della pace. E il cuore della giornata della pace è il dado dell'amore. Tu cosa fai? Hai facce diverse. Sì. Che sono? Ci amiamo a vicenda, perdono l'altro, ascolto l'altro, amo tutti, amo quel primo e amo l'altro. A te quale piace di più? Amo tutti. Amo tutti? Amo tutti. E ogni mattina tiriamo questo dado e viviamo la frase che esce. E poi? Adesso ti passo Mary. Va bene, grazie Leonardo. Allora, Mary è l'ultima testimonianza, credo, dei bimbi. Mary? Sì. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, ti racconto un atto d'amore. Sì. E un giorno mio fratello mi stava venendo a prendere a scuola. Sì. E si è preso un cracker e lui se li stava mangiando. E invece ha pensato a me e quindi le ha date. E mentre tornavamo a casa, lui ha trovato un euro e quindi terra. E quindi è stato felice. È stato felice. Questo è un bel gesto. Lo fanno anche tutti gli altri amici? Sì. Sono tutti buoni con te? Sì. E tu sei buona, Mary, con i tuoi amici? Sì. Senti un po', e adesso ti piacerebbe festeggiare ancora come il 2 maggio? Qualche altra giornata, sì. Ma voi ci andate lì nel parco dove c'è il cubo ogni tanto? Sì, quelli che vanno nel pulmino. Ah, ecco, quindi tu non ci passi direttamente da lì. E lì sul prato cosa c'è scritto? Pace. La pace è possibile, è vero? Sì. Se si è buoni come te e come i tuoi amichetti. Giusto? Sì. È vero? La mamma e il papà lo sanno che è possibile questo, vero? Certo. Perché vedono te, è vero? Sì. Grazie Mary, grazie. Mi passi la maestra Stella? No, adesso ti devo passare Sally. Chi? Chi è che mi passi Mary? Pronto? Ti racconto d'amore, perdono l'altro. Ah, ok, va bene. Come ti chiami?
Selene. Sì, vai avanti, ascoltiamo. E una mia compagna mi aveva detto una parolaccia e io l'ho perdonata. E tu ci sei rimasta male? Quando te l'ha detta la parolaccia? Eh? Quando te l'ha detta la parolaccia tu ci sei rimasta male, vero? Sì. E poi? E poi l'ho perdonata. L'hai perdonata. E a te capita di chiedere perdono a qualche amichetta? Sì. Cos'è che fai tu? Cos'è che combini? Non si capisce bene. Non si capisce bene, non fa niente. I bimbi sono tutti modelli anche per gli adulti, insomma, per perdonare, per quanto riguarda il perdono. Ed ecco, queste sono le testimonianze di questi bimbi. Ci sono altri bimbi che vogliono parlarci? Sì, Stefano. Stefano, ok. Me lo passi? Sì. Stefano? Ciao. Ciao. Ti raccontano tutti. Quando sono andato in ufficio con mio papà, ho raccontato a tutti i colleghi di mio papà e a tutto il piano del time out, che sarebbe un pensiero per la pace e dedicato ai bambini poveri, che si fa tutti i giorni a mezzogiorno. Tu come li aiuti i bambini poveri se li incontri per strada? Dandogli un po' di soldi. Ecco. O vestiti. E anche un saluto è sufficiente, è vero Stefano? Sì, abbiamo anche fatto il mercatino a Natale, che con i soldi che abbiamo guadagnato li abbiamo dati agli bambini poveri. Bravissimo, bravissimo Stefano. Allora raccontalo anche agli altri amichetti che non hanno partecipato quel giorno al progetto sulla pace, il 2 maggio, va bene? Va bene. Ciao Stefano. Sì, quanti ne sono ancora di bimbi? 2. Altri 2, ok. Luca, buongiorno. Luca, ti racconto un atto d'amore. Sì. Amo per prima. Mia mamma era stanca e io gli ho fatto la cena. Bravo, ma tu sai cucinare? Sì. Bravo, bravo Luca. Chi è che te l'ha insegnato, la mamma? Te l'ha insegnato la mamma? Sì. Bravissimo, così poi sei stato d'aiuto alla mamma quando non stava bene. E questo devono farlo anche gli altri bimbi. Chi c'è dopo di te, Luca? Chi c'è dopo di te che vuole parlare? Emiliano. Ok, grazie. Me la passi? Ciao. Ciao, tu che mi racconti? Che ci racconti? Abbiamo scoperto un messaggio, sì, da dare a tutti. Quale? Il segreto della felicità. Qual è? Dillo anche a noi. Fare felici gli altri. E come si fa a fare felici gli altri? Facendo attività. Come? Facendo attività. Non ti capisco, scusami. Facendo tanti atti di pace. Bravissima, bravissima. Tutti bravi questi bimbi. E grazie soprattutto agli insegnanti. Vuoi passarci la maestra Stella adesso? Sì. Ok, grazie. Eccoci qua. Bel lavoro avete fatto. Tanti bimbi che hanno raccontato la loro esperienza. Come si sentono adesso? Sono felici ovviamente. Sono felici, assolutamente. Soprattutto si sentono attori protagonisti. Attori protagonisti, e questo è fondamentale. Loro non vogliono essere soltanto spettatori, anche perché molte volte lo spettacolo che offrono gli adulti non è un granché. E anche sono così decisi che riescono a coinvolgere le istituzioni. Infatti, Stella, una caratteristica di questa nona edizione, lo abbiamo letto anche nel comunicato e nei vari articoli che sono presenti sul web, è stata che c'è stato insomma un minuto di silenzio per ricordare una bimba di 13 anni che è morta in un incidente stradale insieme al papà. Sì. È vero? In realtà questo momento di silenzio è quello di cui parlava Stefano, lo facciamo tutti i giorni, mezzogiorno in tutte le scuole, non solo di Trento ma anche di altre città che sono collegate con questo progetto, ed è proprio un time out per la pace.
lo facciamo anche in piazza, proprio per avvolgere quasi con la nostra decisione, con la forza, col pensiero, con gli atti di pace, tutto il mondo, in modo che in questo grande abbraccio di pace in qualche modo i conflitti possano cessare. E durante questo momento di silenzio abbiamo ricordato Anna, che ha partecipato a tutte le giornate della pace con noi, e purtroppo qualche giorno prima della giornata è morta col papà in un incidente stradale. Sì, purtroppo noi sentiamo anche male la telefonata, il collegamento, evidentemente per via del cellulare. Però insomma, se è capito bene, che la ricordate sempre, ogni giorno, questa bimba Anna Cretti, una tredicenne morta insieme al papà in un incidente stradale. La bellezza di questo 2 maggio, di questo incontro in Piazza Duomo a Trento, l'abbiamo sentita dalla voce dei bambini protagonisti di questa giornata, di questo evento, che sicuramente poi si ritroveranno anche il prossimo anno. Però in 365 giorni la pace si vive e loro la vivono sulla propria pelle. Sì, sì, indubbiamente, sono protagonisti. Perfetto, il messaggio dei bambini di Trento ci è arrivato a tutti, e sicuramente torneremo anche a parlarne, magari per la 10ª edizione. Benissimo. Grazie, grazie per l'impegno che ci mettete voi insegnanti, è sicuramente un bel impegno che poi dà i suoi frutti, e questo è importante. Grazie, sì. Stella Bozzarelli. Buona giornata a tutti. Grazie, grazie mille. Un abbraccio a tutti i bimbi che hanno partecipato, non soltanto oggi, a raccontare la loro esperienza, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato il 2 maggio nella piazza a Trento, Piazza Duomo. Abbiamo anche visto alcune immagini che raffiguravano anche il giardino in cui è presente la frase: nel prato la pace è possibile. Questo è di grande esempio anche per gli adulti.